più su richiesta della società che non su mio espresso desiderio. Però quando la società ti chiede di intervenire in un certo modo, formulando degli obiettivi, e questi obiettivi sono la crescita di alcuni ragazzi che ho allenato e che dovrebbero diventare degli allenatori fra 1 o 2 anni e sui quali crediamo. O portare avanti il discorso con i giovani che ho sempre fatto per 20 anni qui, giovani che ha già lanciato con successo l'anno scorso Romano Pagani, o giovani che hanno fatto bene nell'Under 19 allenata da Schiavio nell'Under 17 del supergruppo. È ovvio e evidente che a termine, e come mi ha definito qualcuno giornalisticamente come un traghettatore, mi prendo ancora la briga di farlo per 1 o 2 anni. Perché lo stare sul campo è la cosa che più gradisco, anche se chiaramente devo essere assistito da un po' di gente giovane che abbia voglia e forza, perché di forza sicuramente uno a 63 e non a 65 ce n'è un po' meno. Io mi sono trovato questa cosa sulle spalle e tirato per i capelli che non ho nel giro di 2 giorni fa. E quindi, come ben avete visto voi, stiamo continuando a fare delle riunioni per vedere di sistemare tutti i tasselli partendo un po' in ritardo e cercando di sbagliare il meno possibile. Non è non sbagliare, ho usato questo termine proprio perché, facendo qualsiasi attività, si sbaglia tutti i giorni. E quindi cerchiamo di arrivare a mettere i tasselli giusti al posto giusto. L'unica cosa che ti posso dire è quella che noi puntiamo molto in futuro su Martino Rovere, ma Martino Rovere per almeno un anno farà ancora il giocatore e in certi periodi dell'anno come questo incomincerà a vedere se i lavori che ha fatto così bene con i bambini piccoli li fa altrettanto bene chiaramente con quelli grandi, perché non vogliamo mandare nessuno allo sbaraglio, quindi il primo nome sicuramente è Martino Rovere. Gli altri sono ragazzi sicuramente che hanno lavorato con noi nel settore giovanile, che possono essere i Cattalani piuttosto che i Fornaroli, piuttosto che i Montagnoli, piuttosto che altre persone che in questo momento, vista la mia veneranda età, non mi vengono in mente, ma che hanno lavorato nel nostro settore giovanile. E sicuramente cercherò anche di avvalermi di un allenatore, se fosse possibile senior, perché altrimenti mi sento troppo coinvolto con i giovani e mi sento in minoranza. Bisogna sempre differenziare i risultati e la qualità del lavoro. I risultati l'anno scorso non ci sono stati, ma avendo seguito la qualità del lavoro c'è stata e soprattutto ritengo che i progressi anche di Matteo Piccoli, un ragazzo estremamente interessante sul quale puntiamo ad occhi chiusi, magari lavorando su un ipotetico cambio di ruolo, e anche qui non è che uno diventa playmaker dalla mattina alla sera, bisogna lavorarci degli anni con pazienza e capire se effettivamente questi ragazzi possono poi arrivare a giocare in questo ruolo. Il lancio di un altro giocatore importante, vai, i numerosi infortuni che ci sono stati, la difficoltà di ripetere i risultati dell'anno precedente con Paolo Piazza, che erano andati oltre le aspettative. Quindi, messe insieme queste cose, sono mancati i risultati, ma non certo la qualità del lavoro. Quindi io parto proprio da questa qualità del lavoro che ha fatto Pagani per vedere di andare avanti e, se è possibile, arrivare anche a migliorare il risultato. A Pagani sarà offerta una cosa importante nell'ambito del nostro settore giovanile. La risposta è prematura perché, come tante altre, non saprei cosa dirti. Io soprattutto sono una persona che dice sempre quello che pensa e la verità, e in questo momento non saprei proprio qual è la verità.